lui. Tra i premiati di questa sera, Jacopo Volpi. Volpi, quali sono le emozioni alla vigilia di un europeo tanto atteso? Beh, sono grandi emozioni perché si spera sempre, siamo tutti giornalisti, tutti lavoriamo, ma siamo molto un po' tifosi di questa grande Italia. Credo che Mancini abbia fatto un lavoro eccezionale. Non so se l'Italia vincerà, però so che se la giocherà alla pari con tutte le squadre migliori. L'emozione è che ogni campionato europeo, mi ricordo il primo che vidi insieme a mio padre, 1968, che mio padre ci fu una doppia finale, mio padre mi portò alla prima finale, l'Italia pareggiò 1-1, poi nella seconda finale l'Italia vinse addirittura, fu quello l'unico titolo europeo degli azzurri, e quella è una grande emozione, sono i classici ricordi familiari, molto bello. Questa sera celebriamo proprio il 68 e quindi i campioni ma anche i giornalisti che hanno raccontato quell'impresa e poi che hanno continuato a raccontare gli europei. Com'è cambiato il giornalismo in questi anni? Cambiato tanto, a me piace più quello di prima, non voglio fare quello grande neanche quello vecchio perché non lo sono. Però i social hanno dato una bella mazzata, la comunicazione è molto bloccata. Prima tu avevi la possibilità di parlare con queste persone e ti dicevano oggi parlo, oggi non parlo, facevo un tipo di intervista e ognuno faceva la sua intervista, quello più bravo andava avanti. Adesso c'è una comunicazione bloccata, ti portano un calciatore ogni tanto, puoi fare 3 domande e poi va via, hanno tutti paura perché chiaramente si è decuplicato tutto. E quindi c'è questo. Al tempo stesso c'è un po' di crisi chiaramente della carta stampata specialmente, questo dispiace perché tanti colleghi, magari tanti giornali sono un po' in difficoltà. Anche dopo la pandemia tanti sono i colleghi giornalisti, ma anche a livello internazionale in difficoltà, e Lussi ha lavorato molto, ti abbiamo visto con la mascherina proprio del Lussi. Quanto è importante il lavoro dell'Unione Giornalisti Sportivi Italiani? Importante, è bello, bisogna fare un po' di sindacato, senza esagerare, ma bisogna farlo, bisogna essere molto corporativi perché in questo momento la stampa ha dei problemi, i giornali vendono poco, quindi c'è tanta gente che rimane, che va a spasso, che rimane a casa, i giovani che vorrebbero fare questo mestiere hanno difficoltà a inserirsi in un contesto, quindi Lussi per quel poco tanto che può fare, abbiamo un grandissimo presidente che ci sta mettendo un grande impegno, poi fresco di nomina, però tutti dobbiamo fare qualcosa in più e specialmente tutti dobbiamo cercare di far avviare i giovani in questo mestiere, professione, lo chiamiamo come ci pare, ma veramente bello. Come hai cominciato? Io ho cominciato scrivendo su settimanali sport minori, poi c'era il grande telecronista della Rai, Paolo Rosi, che era amico di mio padre, andavamo alla stessa spiaggia, gli ho dato il cordoglio fino a che non mi ha portato in Rai. Tanto scrivevo per Il Tempo, per Tutto Sport, c'avevo un po' d'amici, e ho fatto tanti anni diciamo di gavetta, entravo di nascosto nei giornali, scrivevo, avevo i primi contratti Rai da Sensore Test e poi dopo 6-7 anni sono crollati, mi hanno assunto. Quindi è cominciato un percorso molto, molto affascinante. E ultima battuta, venerdì finalmente si scende in campo, l'Italia piace in Italia, quantomeno ai giornali, ai tifosi. Quali sono le altre nazionali personalmente che ti piacciono? Francia, un po' superiore alle altre, ma non ho detto che vinca, perché il calcio è bello perché ci abitua anche a qualche sorpresa. L'Inghilterra secondo me poi giocherà molte partite in casa, questo può essere un vantaggio, e poi prima o poi secondo me il Belgio, che ha grandi giocatori ma nelle manifestazioni internazionali delude sempre, prima o poi c'è questo grande Lukaku che arriva dallo scudetto fresco, ha segnato anche l'altro giorno, secondo me il Belgio potrebbe essere una mezza sorpresa importante. L'uomo in più della nostra nazionale è Mancini. Uno è Mancini e l'altro è Barella, secondo me Barella è fantastico. Grazie mille anche per il pronostico, speriamo parti bene.